Amen. Dio vi benedica. Grazie. Voglio raccomodarvi. E nel frattempo cercate nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, verso 57, che poi lo leggeremo. Ci siete? Siete un popolo meraviglioso. Molti pastori vogliono venire a predicare a questo popolo. Sapete perché? Perché amate la parola, perché siete attenti. Siete un uditorio meraviglioso, siete gente meravigliosa. Amen. Allora abbiamo cantato che i cieli sono aperti, e proprio perché il cielo è aperto non puoi stare seduta, ma devi alzarti. Lui ci chiama, seguimi. Bisogna alzarsi per non sedersi più. Ci siamo lasciati con questa parola l'ultima volta. Amen. E nel tuo cuore e nel mio cuore i cieli sono aperti, significa che la gloria di Dio è manifestata nella sua chiesa, tra il suo popolo, tra i suoi figli. Che il cielo è aperto significa che l'unzione di Dio è sui servi, sui pastori, sui insegnanti, sui predicatori. E in questa chiesa ci sono molti insegnanti, molti predicatori, molte persone che hanno al cuore l'annuncio della parola di Dio, e l'unzione, dice il Signore, è sopra la loro vita, e sulle donne, e sugli uomini, su ogni insegnante. Per questo non puoi stare settato, non puoi stare seduto, ma devi alzarti. Amen. Perché se non ti alzi e stai seduto, vi sono tanti problemi, c'è la sciatica, ci sono le emorroidi, tante malattie e situazioni che vengono se uno sta per molto tempo assettato. Quindi ci conviene alzarci spiritualmente per servire Dio. La chiamata che Lui ci ha dato è una chiamata meravigliosa, è una chiamata straordinaria, è una chiamata senza pari, non c'è la stessa chiamata che Egli ci ha dati. Per questo egli disse a Matteo: seguimi, ed egli si è alzato per non sedersi più. Amen. Amen. Dì alla persona vicino a te: alzati e non t'assettare più. Se martedì mattina sei stato all'insegnamento, ti sei alzato. Se martedì sei venuto al digiuno, ti sei alzato. Se martedì sei stato alla preghiera, ti sei alzato. Se martedì sera ti sei collegato a una classe di insegnamento, ti sei alzato. Se hai partecipato nei gruppi di crescita, ti sei alzato. Se non hai fatto tutto questo, forse ci stai pensando e ti vuoi alzare. Ma io spero che tu decida di poterti alzare. Stiamo per entrare nell'autunno, e quando entra l'autunno le foglie cascano e gli alberi diventano spogli. Questa sera è necessario che noi possiamo ricevere dalla potenza di Dio a essere scossi, no, che possiamo essere scodolati in un modo. Se c'è qualche foglia che deve cascare, lasciala che caschi. E se casca, non fare quando ero ragazzo io, non so perché ce lo facevano fare, ci facevano prendere le foglie e ce le facevano mettere in mezzo ai libri, non so perché. Lascia che le foglie cascano a terra, in un modo che ci sia una primavera spirituale, un risveglio, un movimento della potenza dello Spirito Santo. Se stai troppo seduto, non sei in una posizione giusta da poter combattere quando il diavolo verrà per combattere alla tua vita. Dio sta scuotendo la nostra coscienza, sta scuotendo la nostra vita. Dio vuole che noi ci appropriamo dalla vita di preghiera, che iniziamo a leggere la Bibbia, a stare con la Bibbia, a stare con Gesù, perché se noi ci dilettiamo in queste pratiche, una grande benedizione viene da parte di Dio. Amen. Siamo impegnati, siamo contenti di essere impegnati, e non ci siamo mai stancati di dire: basta. Oh, ho fatto tanto, ho lavorato per molto tempo. Questa non è una mentalità che si addice ai cristiani, ai discepoli, di persone che hanno fatto un'esperienza con il Figlio di Dio. Amen. Fino a quando morte non ci porterà in cielo, noi vogliamo servire l'Eterno, noi vogliamo portare frutto, noi vogliamo intaccare questa società mediante la pazzia della predicazione. Vogliamo essere come Paolo e la sua squadra. Quando arrivarono in un certo luogo, gli fu detto: quelli che hanno messo sotto sopra
il mondo, sono arrivati fino a qui. Se tu non metti sotto sopra il mondo metterà sotto sopra a te. Se tu non scuoterai il mondo scuoterà la tua vita. Amen. A verso 57 ora avvenne che mentre camminavano per la via qualcuno disse: Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Ma Gesù gli disse: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Poi disse a un altro: seguimi. Ma quello rispose: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Ancora un altro gli disse: Signore, io ti seguirò, permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che ha messo la sua mano all'aratro e poi guarda indietro è adatto al regno di Dio. Se vuoi, il titolo di questa sera è che seguire Dio costa, c'è un costo, dobbiamo fare un calcolo. Seguire Dio significa seguirlo con tutto il cuore, seguirlo con tutto noi stessi, seguirlo con tutta la nostra forza, con tutta la nostra determinazione. Seguire Dio è importante, è fondamentale, è quello che ci insegna la sua parola. Seguire Dio significa prendere la nostra croce. La croce non è, come molte volte noi pensiamo, un figlio ribelle, un figlio che ti crea problemi, un figlio che non è ubbidiente, una malattia, una prova improvvisa, qualcosa che noi portiamo nel nostro cammino qui sulla terra. Questo non significa portare la croce. Portare la croce significa seguire Gesù Cristo. Portare la croce significa far parte del suo progetto, della sua volontà. E grazie a Dio che noi facciamo parte della sua volontà. Il nostro cristianesimo non può essere relegato. Che bella presenza, che bel culto, è stato bello questa sera, certamente che è stato bello, perché abbiamo adorato il suo nome, avremmo voluto adorare ancora per molto tempo, qualcuno si è prostrato, perché la sua presenza è nel nostro mezzo, perché noi siamo il popolo di Dio, siamo la sua proprietà particolare, siamo la sua famiglia e Dio sta con i suoi, con coloro che lo amano, ma servire Dio è qualcosa di più, servire Dio è caricarsi sul proprio cuore, sulla propria vita, quello che Dio sta al cuore, non i tuoi progetti, non i miei progetti. Noi non possiamo andare a Dio e dire: questo è il mio progetto, firmalo e approvalo. Ci insegna la sua parola, la sua volontà e non la nostra volontà. Quindi seguire Dio è prendere la propria croce ogni giorno, non quello che a noi piace, ma quello che a Dio piace. Il nostro rapporto, la nostra relazione con Dio non può essere solo: voglio questo, dammi questo. Questo è seguire Dio in un modo egoistico, ma noi dobbiamo dire: tutto quello che è mio, tutto quello che appartiene a me, tutto quello che io rappresento, voglio veramente donarlo per te. Amen. La croce è un costo, è stato un costo per Gesù. C'era una volta in un mercato uno che vendeva articoli religiosi e alla fine della serata le cose non erano andate bene, quindi gli erano rimaste molte croce. A un certo punto prende questa croce e inizia a gridare: croce di buon mercato, gente, croce di buon mercato. La croce per Gesù non è stato il buon mercato, la croce per Gesù è stata una grande sofferenza. Egli ha patito, ha sofferto per noi. Un giusto muore per degli ingiusti. Il suo amore è incondizionato. Ed è il suo amore che deve toccare il tuo cuore. È il suo amore che deve motivare la nostra vita. È il suo amore che ci fa alzare per la potenza del suo Santo Spirito. È il suo amore che non ci fa stare lì accomodati. È il suo amore che ci mette un peso per i perduti. È il suo amore nel nostro cuore, se veramente abbiamo sperimentato la presenza di Dio profondamente nelle nostre viscere. Allora noi abbiamo realizzato che la gente senza Gesù va all'inferno, senza Gesù vivrà una separazione per sempre. Egli disse: seguimi. Ma in questa circostanza c'è un uomo che si offre. Avvenne che mentre camminavo per via qualcuno disse: Signore, ti seguirò ovunque tu andrai. Quindi immagina che Gesù era lì che stava per camminare, a un certo punto una voce si alza e dice: Gesù, ti seguirò ovunque tu andrai.
E lui gli dice: la mia vita non è una vita comoda. Seguirmi non significa un conto in banca. Seguirmi non significa che tutte le cose andranno per il verso giusto. Seguirmi ha un costo. Ecco perché dobbiamo veramente riflettere su quello che è il Vangelo, su quello che è la grazia di Dio. Seguire Gesù non ci sono effetti speciali. Seguire Gesù non avrai una visione continua della sua gloria, ma avrai una visione continua spiritualmente della sua potenza. Seguire Gesù significa sacrificarsi. Seguire Gesù significa mettere da parte non solo le cose che dispiacciono a lui, ma le cose lecite, perché c'è qualcosa dentro di te che ti spinge a vivere, a lavorare per lui. Non perché qualcuno ti dice che bisogna farlo, ma perché tu l'hai realizzato nel tuo cuore, la gratitudine che c'è nella tua vita, che non ti fa stare comodo, ma senti il bisogno che, come la sua vita è stata spesa per noi, la tua vita, la mia vita sia spesa per il Figlio di Dio, per Gesù Cristo, per il Signore dei Signori, per l'amore nostro, per il nostro amico fedele. Seguire Gesù, bisogna minare i ponti che portano verso il mondo. C'è un canto che dice: indietro mai tornare. Dobbiamo minare quella strada, quelle cavalcavie che ci portano verso il mondo, che cercano di allontanarci da Dio. Fare guerra al diavolo non è una cosa facile, e chissà quante volte tu hai fatto guerra al diavolo, chissà quante volte hai usato parole suscitate, ispirate anche da Dio, dalla fede, quello che tu hai conosciuto. Chissà quante volte hai detto: Satana, sei sotto i miei piedi. Hai detto giusto, perché è ciò che insegna la parola di Dio. Ma dire: Satana, sei sotto i miei piedi, non significa solo per un istante, significa tenere la testa di Satana sempre sotto i tuoi piedi. E questo può farlo solo chi veramente ha realizzato questa chiamata profondamente nel suo cuore. Seguire Dio costa, ma siamo ben disposti di pagare un prezzo. C'è gente che lascia società, c'è gente che lascia doppia attività, c'è gente che lascia hobby legittimi, ma non vuole spendere il tempo, stare lì, forse a pescare, che non piglia mai un pesce, come è successo a me. Forse vai a caccia, a sparare, cerca di sparare il coniglio e magari prende l'albero, quindi ti conviene che cambi lavoro, no? Quindi cerchiamo di utilizzare il nostro tempo per cose meravigliose e utili. Non aspettare che ti succeda come a Giacobbe, che voleva servire Dio, ma metteva delle condizioni, gli diceva: se tu stai con me, se tu mi benedici, se tu mi dai la tua presenza, allora sì, io ti seguirò, sarai il mio Dio, e allora ti darò le offerte, ti darò la decima. Ma Dio ci ama, e allora cosa ha dovuto fare Dio? Ha dovuto correggere questo uomo. E come l'ha corretto? Mandandolo in una scuola di scapolato di suo zio Labano. E conosci la storia, immaginate, amava quella meravigliosa donna, no? E travagliava per avere quella donna. A un certo punto Labano, suo zio, che cosa fece? Ci buttava a chiedere che gli occhi qua mai atta, no? Perché fa che dice che gli occhi, no? E quindi e Labano stava dalla tenda, no? E tu immagini Giacobbe, diceva: ti amo, sei meravigliosa, sei risplendente, hai un viso affascinante, sei come il sole. Era una buia, allora non c'era luce, no? E Labano, che suo zio che stava tra la tenda, faceva: te voglio a mattina ora, come spunta il sole. Non sfidiamo Dio ad avere mezzi diversi di quello che lui vuole utilizzare per te e per me. La sua volontà si oppone alla tua testardaggine, al mio orgoglio, alla mia presunzione. La sua volontà sia fatta, la sua volontà. Non sempre la sua è la nostra, ma dobbiamo lasciare che lui parli al nostro cuore. Egli ti chiama per non essere più lo stesso, per non essere più la stessa. E mentre Gesù camminava, si faceva una passeggiata sulla spiaggia, anche lui passeggiava sulla spiaggia, no? Ma non aveva cellulare e non impostava fesserie come facevano ogni tanto magari a noi.
Vedete che io ti controllo anche su Facebook, no? Quindi torniamo a noi. Vide Simone, suo fratello, che stavano pescando e gli disse: seguimi. Se leggi la storia dice che prontamente lasciarono la loro attività e il loro lavoro e lo seguirono. E mentre Gesù che passeggiava trova a Giovanni, a suo fratello, anche lì che erano sulla barca e stavano sistemando le reti, e gli dice: seguimi. E anche lì è scritto: prontamente lasciarono la barca e lo seguirono. Lascia che io seppellisca i morti, lascia che i morti seppelliscono la morte, lascia che io vada a casa a salutare. Non fecero così. Un terzo dei discepoli in poco tempo mise sopra un terzo della squadra apostolica, ma lo lasciarono con prontezza. Tempestività, lasciarono quello che gli facevano per seguire Gesù. E lui ci chiama, e lui ci ha chiamato, e ci ha chiamato, e noi dobbiamo lasciare tante cose per seguire il Figlio di Dio. Non c'è cosa più bella che seguire Gesù. Non c'è cosa più bella lavorare per Lui, spendere la tua vita per i perduti, per le persone che si uniscono alla famiglia. Dio è alla ricerca di persone che abbiano una parola, persone che siano il punto di riferimento, persone che hanno messo mano all'aratro e che non tornano più. Dio ha bisogno di persone che non lasciano il lavoro a metà. C'è gente che lavora per molti anni, poi si stanca, le cose non vanno secondo come loro pensano, e allora dicono: il mio tempo qui è finito. Questa è una frase di morte. Quando ti devono, quando devono lasciare il lavoro, dico: il mio tempo è finito. Io so che cosa significa, so cosa può comportare, so cosa può portare a questo. Quando andavo a Maniaci, ero giovane nella fede, c'era un ragazzo che veniva con me, era un compagno, buon compagno, un buon sostegno. A un certo punto mi disse, siccome si era fidanzato a Palermo, mi ha detto: io ti lascerò fra 2 o 3 mesi. E quindi vi devo dire che mi è cascato un po' il mondo, perché era un compagno, un'amicizia, una compagnia. E ho detto: come farò ora? Sapete qual è stata la mia tentazione, qual è stata la tentazione? Di dire: il mio tempo qui è terminato, è finito, e ritornare a Catania. Se avessi fatto questo successivamente, quando mi sarei ritrovato in un'altra situazione, avrei detto la stessa cosa: il mio tempo è finito. La chiamata che Egli ci dà è seria e richiede continuità, richiede fedeltà, richiede sacrificio, richiede costanza. Dobbiamo andare contro corrente e crescere in quelle parti che a volte possono essere deboli. La mia si presentava una debolezza, se io avessi ceduto sarebbe stata una debolezza, ma ho capito che dovevo andare avanti e non dovevo cedere a quello che era la cosa migliore, che magari mi avrebbe fatto comodo in quella circostanza. Se l'avessi fatto, credo che l'opera non si sarebbe sviluppata per come si è sviluppata. E se siamo andati ad Adrano, grazie per quanto voi siete venute, che abbiamo dedicato al Signore questo nuovo luogo. Siamo lì da 3 anni che predichiamo il Vangelo, che stiamo stati là con questi fratelli che erano sbandati, delusi. Abbiamo cercato di dare conforto e stabilità. La chiamata che Dio ci ha dato non è una chiamata per un tempo, è una chiamata per tutta la vita. Ed è una chiamata che le cui radici scendono nelle profondità. E non facciamo le cose per essere viste, non facciamo le cose in modo che gli altri ci ammirino, non facciamo le cose per portare acqua al nostro mulino. Noi facciamo le cose
in modo che il regno di Dio progredisca, che il regno di Dio cresca, che il regno di Dio avanzi e che le persone che si uniscono alla Chiesa possano incontrare gente per bene e non gente egoista. Se abbiamo portato Adrano a questo punto è perché per 3 anni ho deciso di andare. Potevo mandare uno di voi, ma siccome era stata gente delusa, ho pensato quest'anno ho bisogno di una persona più grande e di esperienza. E molte volte quando sono arrivato il giovedì eravamo di più di quelli di Catania che salivamo e meno che ne trovavamo ad Adrano. Se fosse stato tu, forse, spero di no, spero non ce ne siano in questa chiesa, no? Perché ci sono i predicatori che vogliono il grande pubblico e se non hanno un grande pubblico non riescono ad appassionarsi. Metto coloro che si appassionano anche se curano una sola anima, perché ogni anima è stata pagata con un prezzo, sangue di Gesù. Per questo, giovani ministri, giovani leader, Dio vi benedica. Io prego affinché l'unzione sia di più sopra la vostra vita. Prego affinché la vostra predicazione sia tagliente. Prego affinché Dio vi benedica più di me. E non lo dico per vanto, non lo dico per mostrare che io sono migliore. Chi mi conosce e sta da molti anni con me sa che è il mio sentimento nel mio cuore, perché io credo in un lavoro di squadra. Io non credo nei singoli, io non credo nei fenomeni, io non credo nelle star evangeliche, io credo nel lavoro di squadra, perché quando si lavora in squadra ci può essere qualcuno che si stanca, ci può essere qualcuno che passa un momento difficile, e quando facciamo parte di una squadra c'è chi ci può sostituire, c'è chi ci può aiutare. Egli ci ha chiamato in un modo glorioso, e quando Eliseo fu chiamato da Elia, anche lui fu pronto. Sai cosa fece? Prese tutti gli attrezzi e gli dette fuoco. Uccise i vitelli. Dice che li ha messi a fuoco, li cosse. Giusto è la parola italiana, giusto? Sì. Vabbè, se è sbagliata poi ha sistemato su internet. L'importante è che avete capito il significato. Li cosse. Immagina Eliseo che fa una grande festa, che chiama i suoi paesani e tutti dicevano: Cristo ne scio pazzo. Però la gente ci è andata perché quando si mangia ci vanno tutti. E lui iniziò a offrire, a servire carne cotta, bella, profumata. E mentre che lui offriva, festeggiava la sua chiamata. Egli distrusse ogni cosa e si lasciò alle spalle tutto quello che lui faceva, perché nella chiamata che Dio gli aveva dato attraverso Elia lui sapeva che non sarebbe ritornato più indietro e non aveva più bisogno di attrezzi o di vedelle. Siete gente per bene, siete una chiesa meravigliosa, siete una chiesa equipaggiata, siete una chiesa che amate Dio, ma c'è bisogno di un tocco. C'è bisogno di essere scossi. Questa chiesa c'è gente che può lavorare di più per Dio. C'è gente che può fare di più per la sua, per il suo regno, per la sua grazia. E allora uno gli disse: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma nota, ma tu va a annunziare il regno di Dio. Lui aveva visto qualcosa di diverso in questo. Lo ama, lo vuole incoraggiare e dice: lascia che ci siano altri che si occupano. Non ti preoccupare, hai altri fratelli che quando i tuoi se ne andranno ci penseranno loro. Ma tu vai per annunciare il regno di Dio. Quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano le buone novelle.
Concludo. Chi fa sempre le stesse cose e si aspetta un cambiamento è un pazzo. Alziamoci in piedi. Spero che nella PDS ci sia solo gente pazza per il Vangelo, pazza per la parola di Dio, pazza per le cose di Dio, pazza per le cose del Regno. Lasciati scuotere dalla misericordia e dalla grazia di Dio. Lasciati scuotere dalla sua bontà. Lasciati scuotere dalla sua misericordia. Lascia che la sua parola scenda nel tuo cuore. Lascia che quello che Dio sta cercando di darci in questi ultimi tempi possa essere proficuo, possa essere un seme che porti qualcosa di importante nella tua vita. Facciamoci vincere dalla sua grazia e dalla sua misericordia. Quello che puoi fare tu non lo posso fare io, come tu non puoi fare quello che io posso fare. Ma tutti possiamo fare qualcosa di importante, noi lo sappiamo, che è quello di seguire il Figlio di Dio, è quello di seguire il suo consiglio, è quello di seguire quello che tu sai e quello che tu conosci. Io so che molte volte è difficile e io credo che Dio in queste ultime settimane sta scuotendo la nostra vita, perché conosce i nostri cuori e sa cosa a volte ci tiene legate, come se dei pesi fossero ai nostri piedi e non ci permette che possiamo elevarci per come Lui vuole. Ma non c'è potenza che può resistere a quella di Dio. Non c'è potenza, non c'è forza, non c'è niente. Ma affinché questa forza, la potenza di Dio, operi e faccia sì in modo che le cose avvengano, tu devi dire una semplice cosa: sì, Dio, io lo voglio, sono disposto a pagare il prezzo, costi quello che costi. Non dovrebbero avere queste difficoltà i figli di Dio, non dovrebbero avere queste difficoltà la gente del Signore. Non vivere una vita passiva. Non vivere una vita senza frutto. Molte volte sentiamo delle espressioni, ovunque, fuori dalla chiesa, nella chiesa, e nessuno si offende quello che sto per dire. E dicono: beh, ok, o non vengo, o li inviti, o dici che è importante Gesù, ma questo modo di parlare lo troviamo anche nella chiesa. E dicono: eh sì, però Gesù, io l'aio tuo cuore. Vi risulta? Avete mai sentito? Ma non è la verità. Per chi ragiona così, per questa gente Gesù è sotto le scarpe. Non è nel cuore, perché se Gesù è nel cuore, il nostro cuore, che è il luogo dove risiedono i sentimenti, ogni cosa, le passioni, batterebbe per il Figlio di Dio, batterebbe per lo sviluppo del suo regno. Lasciate vincere questa sera dalla presenza di Dio, lasciate vincere dalla sua misericordia.
scuoti te stesso, scuoti la tua coscienza, mettiti in moto, inizia a fare il 10, il 20, il 30. Egli non ti chiama a fare il 100, lui ti chiama a iniziare a fare qualche cosa. Abbiamo iniziato che il cielo, con quel canto dice il cielo è aperto, il cielo è aperto da 2000 anni, il cielo è aperto dal momento della resurrezione del Figlio di Dio, il cielo è aperto da quando Pietro ha iniziato a predicare il primo messaggio, è nata la Chiesa a Pentecoste e ricevettero lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo che venne su di loro ha fatto sì che loro diventassero testimoni della verità e della nuova via. E noi siamo stati battezzati con il suo Santo Spirito e noi abbiamo ricevuto questo Spirito, ma dobbiamo lasciare che lo Spirito si muova, non possiamo imprigionare lo Spirito di Dio in quello che sono i nostri ragionamenti, in quello che è il nostro modo di vedere le cose, ma dobbiamo vivere nella libertà del Figlio di Dio, perché Egli ci ha resi liberi, la sua grazia, il suo amore, dal momento in cui è venuto nel nostro cuore, la nostra vita è stata donata a Lui, siamo stati crocifissi con Lui, noi non apparteniamo più al mondo, non apparteniamo più alla vecchia vita, la vecchia vita non ha più potere, l'inferno non ha più potere sopra la nostra vita, noi siamo un popolo di riscattati, noi siamo i figli di Dio, noi viviamo in una giusta libertà, noi siamo la città posta sopra il monte, noi siamo il sale della terra, noi siamo la luce in questo mondo, noi siamo una voce fuori del coro. E in te Dio ha messo tante possibilità e tante opportunità ti ha dato, ti ha dato i talenti, quei talenti che Lui ti ha dato, che forse tu hai sotterrato, ma ho una buona notizia questa sera, tu puoi disotterrare quei talenti, tu puoi disotterrare i suoi attrezzi. Una cosa positiva è che gli attrezzi di Dio, anche se per te sono rimasti nel magazzino da parte per alcuni mesi o anni, non arrugginiscono perché sono le cose del cielo. Lascia che Lui vivifica la tua vita, lascia che Lui vivifica la tua esistenza. Basta che Satana non rida più guardando e vedendo la condizione di disperazione in cui tu ti sei trovato, che l'hai lottato, combattuto in momenti della tua cristianità e ti sei forse ridotto in una condizione di disperazione, che lui guarda e forse dice agli altri demoni: guarda in quale situazione e condizione è arrivato, e questa sera esci da quella condizione, lascia che Dio ti sollevi, che ti dia la mano. Egli ci chiama e ci dice: seguitemi. La Chiesa deve seguire Gesù Cristo, la Chiesa deve seguire la parola, la Chiesa deve seguire il Vangelo, la Chiesa deve seguire la rivelazione che ci ha dato, la Chiesa deve seguire le sue orme, la Chiesa segue Gesù Cristo in ogni situazione e circostanza, perché Cristo è il capo della Chiesa, Lui è il Signore della nostra vita, Lui è il Signore della nostra casa, il nostro sacerdozio ci è stato dato dal Figlio di Dio e Lui ha riversato su ognuno di noi autorità, potenza, e noi vogliamo vivere in questa potenza. È necessario che la Chiesa esca dal sonno, è necessario che la Chiesa si risvegli, è necessario che le nostre vite veramente ricevano un risveglio, essere scosse dalla potenza di Dio. Lascia che questa sera lo Spirito Santo possa scuotere la tua immaturità, possa scuotere la tua suscettibilità, lascia che possa scuotere ciò che ancora di vecchio resiste al nuovo. Noi siamo trasformati a sua immagine totalmente, noi non siamo trasformati solo a una parte della sua immagine, noi siamo trasformati a sua immagine e sua somiglianza. Vivi da vincitore, vivi da guerriero, vivi come una guerriera, perché vi sono i momenti bui, i momenti difficili. Vogliamo benedire il suo nome, vogliamo ringraziare il Figlio di Dio. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, a volte dimentichiamo
cosa noi siamo in Cristo. E questa sera la sua bontà e il suo amore vuole ricordare a te l'identità, l'appartenenza. La Chiesa, la vera Chiesa, non soccomberà mai per la potenza del diavolo e per la potenza di Satana. I veri cristiani supereranno ogni difficoltà, ogni momento difficile, ogni era, perché le forze dell'Ades non potranno mai vincere la Chiesa, perché Gesù Cristo ha distrutto Satana e il suo esercito. Per questo Paolo dice: sono convinto che niente può separarmi dall'amore di Dio, né morte, né angeli, né cose presenti, né cose future, né cose spiritiche. Niente può separarci dall'amore di Dio. Vorrei questa sera pregare per quanti siete nel ministero, per quanti siete impegnati, per quanti servite, per quanti fate qualcosa, per quanti andate all'evangelizzazione, per quanti andate alla collina. Ovunque la Chiesa è presente, voi ci siete sempre. Io voglio pregare per voi questa sera e voglio incoraggiare le vostre vite ad andare avanti e continuare a fare quello che avete fatto fino adesso e che state facendo. Venite, perché altrimenti mi ammannare la carrozza. Mi chiamai, venite, non mi fate perdere tempo, venite. Alleluia. Non siate lenti nei movimenti. Benediciamo il Signore, benediciamo Dio. Che il cielo possa posarvi su di voi ancora di più, che la sua unzione sia ancora su di più. E se tu sei a posto, sei là e ancora non ti sei unito e non hai fatto niente, puoi unirti questa sera a questi cari, puoi venire avanti, puoi alzarti per non sederti più, puoi seguire il Figlio di Dio, perché hai capito e realizzato che c'è un costo. Alleluia. Shalagara kita la mashanta la kita la ma. Remashanta la kita la masita la mashta shire karaile. Pregate in lingua, pregate per come volete. Noi non dobbiamo dare giustificazione se c'è qualcuno per la prima volta. Dio ci ha dato un linguaggio attraverso il quale possiamo parlare, possiamo adorare, possiamo pregare, possiamo intercedere, possiamo cantare in lingue, sapendo che Satana, anche se cerca di intercettare, quello che noi diciamo non riesce, perché è un linguaggio crippittato dalla gloria di Dio, dalla potenza di Dio. E Egli ci ha dato un dono meraviglioso attraverso il quale noi possiamo adorare, possiamo benedire. Noi siamo un popolo pentecostale. Rala mashanta rakita la masita la magista slide. Puoi unirti tu ancora questa sera a questi cari, puoi uscire dal tuo posto e dire: io voglio fare qualcosa per il Vangelo. Forse puoi andare ad Adrano per incoraggiare questa nuova chiesa, forse puoi venire alla collina, forse puoi andare all'evangelizzazione, puoi lavorare con i bambini, la scuola domenicale, puoi fare delle visite, puoi andare a trovare i malati, puoi andare a visitare le persone anziane. C'è da fare nel regno di Dio, la vigna è grande e poco sono gli operai. Shalagara kita la masita la mascire da rekita la masita la mascire la rala makita la mascire del wen masplegre. Oh Signore, grazie per quanti si prodigano, grazie per quanti si sacrificano, grazie per quanti lavorano, grazie per quanti veramente portano un peso. Noi ti ringraziamo, Padre, per questa gente, per come si danno. E io ti prego questa sera che tu li possa benedire. Io ti prego che tu li benedica ancora di più. Io ti prego che l'unzione tua possa essere ancora maggiore, abbondante sopra le loro vite, in modo che la loro testimonianza sia efficace, in un modo che il loro ministero sia visitato da te, oh Signore. Oh Padre, dagli ispirazione. Dacci, Signore, dagli. Benedicili grandemente. Unge ancora di più la loro vita. Fai che i segni, i prodigi, i miracoli ti possano accompagnare, per come è scritto nella tua parola. Noi non siamo gelosi degli altri, noi non siamo gelosi di coloro che tu benedici,
Noi non siamo gelosi, Signore. No, Padre, shalakita la masita la mancisa. Unisciti, unisciti a quelli che lavorano. Unisciti, unisciti. Vieni Spirito di Dio, riempimi dell'unzione, sana il mio cuore, riempimi dell'unzione. Vieni Spirito di Dio, riempimi dell'unzione, sana il mio cuore, riempimi dell'unzione. Sana il mio cuore, riempimi dell'unzione. Vieni Spirito di Dio, riempimi dell'unzione. Sana il mio cuore, riempimi dell'unzione. Vieni Spirito di Dio, riempimi dell'unzione. Sana Spirito, la tua presenza, il tuo favore, Signore, condizioni i nostri cuori e la nostra vita. Noi sappiamo che senza di te non possiamo fare nulla, non vogliamo fare niente senza di te. Oh Signore, noi abbiamo fatto in questi anni cose importanti, perché abbiamo avuto falli con te, vogliamo continuare a falli con te. Fai che non ci montiamo la testa, fai che non ci inorgogliamo, fai che non perdiamo il lume della regione, ma che possiamo andare avanti sempre volando basso nell'umiltà, come ci insegna la tua parola. Perché Signore vogliamo veramente scuotere questa città, scuotere questa provincia. Oh Signore, vogliamo portare la salvezza in ogni casa, vogliamo portare la salvezza dove non c'è salvezza. Oh Signore, vogliamo essere incoraggiamento per i giovani, incoraggiamento per gli anziani.